Discussa la tesi di laurea in piena emergenza sanitaria, si sono trovati direttamente in corsia. Sono le decine di neomedici odontoiatri pistoiesi che a quasi un anno di distanza hanno finalmente pronunciato il giuramento di Ippocrate, che segna ufficialmente l'ingresso nella professione. È accaduto a Villa Cappuggi, dove l'ordine ha riunito i 72 dottori, tra medici ed odontoiatri, che si sono laureati nel corso 2020, premiando per la tesi discussa tre di loro. Di questo periodo che cosa conserva, che lezione ha avuto come esperienza, come persona? Ma che non bisogna dare niente per scontato, e che bisogna però sempre continuare a credere e lottare poi per quello in cui si crede, quindi non, insomma, di non dare la vita per scontato, ecco. Non è stato senz'altro l'inizio che mi sarei aspettato inizialmente quando ho iniziato il percorso di medicina e chirurgia, però sicuramente è un bel banco di prova in cui siamo chiamati tutti a fare il massimo di noi stessi e io penso che sarà un bel bagaglio culturale per quando poi questa situazione pandemica sarà finita e che ci ritroveremo nella vita lavorativa anche del futuro. Ci siamo trovati subito in una situazione di complessità sia psichica che comunque anche economica da parte dei pazienti, perché ovviamente hanno bisogno di aiuto e noi dobbiamo essere qui pronti per questo, abbiamo studiato per questo e vogliamo essere utili alla comunità. Ci ha insegnato tante cose la pandemia, innanzitutto che questi medici noi dobbiamo curarli prima di metterli in servizio con delle specializzazioni, cioè non basta più la laurea in medicina, ma occorrono specializzazioni appropriate per il ruolo che questi dovranno svolgere. E l'altro aspetto è quello di abbiamo un senso di amarezza per aver veramente gettato nella mischia giovani medici a volte impreparati e a volte non adeguatamente protetti. Questo non deve più succedere.